quando sei davanti a questi quadri ti accorgi che c'è una dimensione della natura imponente. Cioè queste l'acqua, i piccoli fiori, le ninfee che sono fragili diventano dei monumenti, cioè riscopriamo un rapporto con una natura che anche quando è minima, quando è una formica, è molto più grossa di noi. La frase di Monet che ho amato di più in questa mostra è quella che abbiamo messo proprio all'ingresso e che è molto semplice. Monet dice: molti hanno cercato di capire la mia arte e invece sarebbe bastato amarla. Credo che questa sia importante. Noi abbiamo voluto realizzare questa mostra perché a Milano abbiamo dedicato nell'ambito del 2009 un filone molto interessante di approfondimento della cultura giapponese e soprattutto di quanto la cultura giapponese ha dato alla cultura artistica occidentale. L'artista che a nostro giudizio ben rappresenta questo confronto tra la cultura giapponese e quella occidentale è appunto Monet. E la rappresenta perfettamente negli ultimi 30 anni della sua vita, quando poi ha realizzato il ciclo cosiddetto delle ninfee. La mostra Monet, il tempo delle ninfee, ha coinvolto molti soggetti, a partire dai musei prestatori, innanzitutto il Museo Marmottan di Parigi, che è stato molto generoso nel far uscire contemporaneamente 20 grandi tele di Monet che rappresentano il cuore della loro collezione, ma anche il Museo Guimet, che ha concesso in prestito le stampe di Hokusai e Hiroshige, realizzando in questo modo una collaborazione inedita proprio per Milano tra due grandi istituzioni culturali parigine. C'è un collegamento molto forte tra questa mostra e alcune altre che sono state organizzate qui a Palazzo Reale anche negli anni in cui sono stato assessore, ed è il tema del Giappone, perché questa riscoperta del legame profondo che ci fu fra Monet e la cultura giapponese, che ha precedenti anche nelle mostre organizzate qui su Ukiyo-e e su Hokusai, è un qualche cosa che caratterizza in modo particolare questa grande mostra su Monet. Grande non per il numero di opere, ma per la qualità di queste opere, che dimostra come la cultura possa essere di grande richiamo se appunto si accompagna una garanzia di qualità. C'è molta concorrenza da questo punto di vista, l'importante è che il pubblico che vuole più cultura abbia sempre più cultura di qualità, e questa credo che sia una buona risposta. Abbiamo collaborato a questa iniziativa con l'amministrazione comunale di Milano in tre aziende: Civita, Sole 24 Ore Motta Cultura e Giunti Arte, e in una stagione così difficile abbiamo anche trovato degli sponsor disposti a sostenerci, a partire da Edison, dalle assicurazioni generali, dalla Ferrarelle, e sono stati per noi molto importanti anche gli apporti tecnici nella comunicazione di Publitalia, di ATM e di Ferrovie dello Stato. Monet ha introdotto una questione: il dialogo tra le civiltà, tra l'Europa e gli altri. Nel suo rapporto col Giappone scopriamo un'arte che non è più antropocentrica, non c'è più l'uomo al centro dell'opera.
Edison ha 130 anni, Monet 130 anni fa andava a Germain e iniziava la storia di questo straordinario giardino che è stato riprodotto così tante volte in questi quadri che oggi sono in mostra al Palazzo Reale di Milano. 130 anni di storia di Edison, di vicinanza alla storia milanese e alla cultura milanese, quindi è un particolare piacere che noi siamo sponsor di questa grande mostra che apre nuove culture e apre alla luce, un'azienda come la nostra che lavora con la luce è ancora più importante essere presente. Noi crediamo, questa è la mia linea, che non si debba rendere l'arte e le mostre più popolari, ma la gente più colta. E quindi questa è una mostra che chiede tempo. E il titolo è Il tempo delle ninfee e anche il tempo di un tempo ritrovato, un tempo della meditazione e della riflessione.